tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, so che oggi vi sto riempiendo di brutto di video, ma ci sono un sacco di novità che sono state introdotte nella patch che hanno rilasciato praticamente 3 o 4 orette fa su Fortnite. Avete visto già in tantissimi il video precedente che parlava appunto del gameplay della nuova bomba fortatile che è meravigliosa e del nuovo pop-up, quello che si apre cliccando il tasto V che vi permette di poter interagire con i vostri compagni anche se non hanno il microfono. Andate a vederlo se non lo avete ancora visto. Ma ragazzi, la vera novità, una delle cose che non sapevamo e che è stata introdotta, è il replay. Ragazzi, hanno inserito una roba fighissima. Allora, guarda, c'è il tasto carriera vicino a negozio e a negozio oggetti. Nel tasto carriera vediamo il nuovo menu suddiviso in 3 sezioni: profilo, classifiche e appunto replay. Aperta parentesi, hanno riattivato finalmente le classifiche. Se noi ragazzi andiamo a cliccare su replay, guarda, queste sono tutte le partite che abbiamo fatto durante la giornata. Io ho iniziato la prima alle 12 ed è ancora salvata. Si possono fare un sacco di cose interessanti. Innanzitutto ragazzi, in basso c'è apri cartella replay, e se tu vai a vedere nell'app data di Fortnite, che è una cartella che abbiamo tutti nel nostro computer, ci sono tutti i replay salvati, ma non le partite complete, sono dei link ai replay che hanno loro nei server. Se ad esempio noi ragazzi, cosa ci dà possibilità di fare cosa questo replay? Non è che rivediamo solo la partita. Allora clicchiamo 2 volte sul replay che vogliamo aprire, lui ci dice avvia replay, conferma. Guardate che roba. Innanzitutto lui fa il caricamento, ti fa già vedere l'inizio della partita. Stiamo vedendo in terza persona ragazzi, stiamo guardando in questo momento il nostro personaggio in terza persona, quindi non lo vediamo alle spalle, già questo è meraviglioso. Come vedete adesso cambia l'inquadratura, va direttamente sul bus. Ma prima di spiegarvi un po' di cose, voglio farvi vedere, se voi notate, ecco, non lo notate perché ci sono io, aspetta che mi sposto, mi metto qua. Allora, vedete che ci sono sotto di me dei tasti, la barra. Allora, la barra, la vedete, è facilissimo, è quella della partita. In questo caso questa partita è durata 4 minuti e 20. E come vedete ci sono i secondi qua, qua sotto, questi sono i secondi iniziali, e in fondo c'è la fine della partita. Se noi clicchiamo ragazzi sull'occhio, andiamo a completamente nascondere tutto quanto e quindi ci possiamo godere la partita molto molto tranquilli. Intanto c'è un quadrato nero che non dovrebbe esserci, però ve lo tolgo subito. Se no, se voi volete ragazzi, ad esempio io tolgo anche la mia webcam, noi ci guardiamo la partita completamente a 360 gradi e già è una figata. Ma non è tutto. Allora, cliccando su Esc, lui ti apre il menu come hai visto e adesso riapre sotto. Allora, se noi clicchiamo su questo tasto, ci dà un sacco di tipi di telecamera, raga. Guarda, esposizione automatica, possiamo mettergli no, ce la fa, come si dice, non aggiorna la luce, il focus, apertura. Guarda, io posso cambiare anche l'apertura, che non sta cambiando in questo momento, penso che sia quando siete dentro, non lo so. Larghezza focale, va, vedi, ti viene più dentro, guardalo, qua è proprio un sacco sotto, ma che roba. No vabbè, ma è una figata questo, con la larghezza focale qua. Oh, te la sei persa, ti sei perso la kill, te la devo far vedere. Guarda,
si può cambiare. Andiamo un attimo in fondo, ragazzi. Questa è la terza persona. Possiamo cambiare. Vedi, c'è drone follow, drone attaccato. E non è mica finito. Lo puoi zoomare. Lo puoi zoomare. Non mi chiede. Que altezza. Cioè, puoi fare un drone free. Drone free. Scusa, torniamo un attimo indietro. Perché voglio vederla anch'io insieme a voi, raga. Play. Allora, vediamo qua. Chiudi innanzitutto. Fammi il play. Fammi. Non mi playa. Non mi sta playando, ragazzi, perché ho sbagliato a cliccare. Puoi anche vedere tutti i tuoi compagni di squadra. Vedi, qua siamo tornati all'inizio. Questi sono quelli che erano con me. Guarda che storia. Guarda, vediamo se riusciamo a trovare. Ah no, sono tutti i giocatori. Sono tutti i giocatori. Ero convinto che erano solo della squadra. Oh, Ninja Sipper. No, non è Ninja. Fermi tutti, che devo vedere se è Ninja. Non mi dire che ero in squadra con Ninja. Come cacchio. Ninja Fortnite, come si chiama il suo personaggio? Un attimo solo, un attimo, stai scherzando? Non mi dire che ero nel gameplay con Ninja. Aspetta un attimo, com'è che si chiama lui? Lui si chiama, non si sa, no, non mi ricordo, si chiama Ninja Hyper. Comunque, porco Giuda. Poi vediamo Ninja, no, troviamo su Xuder, Jorge, Bardrios, Razzwit, Twitch, Flurpe, Clone, Dark Cyber, Mr. Porky. Vediamo se riusciamo a beccare Xuder. Eravamo giustamente in 100. Non è facile, perché non trovo lo Xuderino. Aspetta un attimo, che me lo sono perso completamente. Vabbè, comunque, eccolo! Eccolo che scende. Allora, c'è lo Xuder che scende qua, ragazzi. Qua è il drone, lo torniamo in terza persona. Possiamo mettere il drone che segue. Guardalo. E con la Q puoi alzare l'altezza del drone, con la E lo puoi avvicinare con drone attack, è quello praticamente dietro. Con il WASD noi spostiamo il drone, cioè gli stiamo dietro, raga. State, guardalo, ma dai, ma guarda che figata, guarda il drone che passa i muri, guarda che storia, meraviglioso, ragazzi, meraviglioso. Torniamo in terza persona, drone free, proprio libero, easy. Con la E ci alziamo, guardalo, entriamo di qua, aspetta che c'era uno, non mi ricordo dove, fermati, dov'è che era, third person, aspetta un attimo, possiamo abbassare lo zoom, vedi, con la rotellina del mouse abbasso lo zoom, posso, se non ricordo male, girarmi, esatto, guarda che inquadratura. Posso girarmi e zoomarlo. Parte il bug. Adesso lui va dentro. Forse se l'è già killato. No. Qua prendo il fucile a pompa. Attenzione. Guardalo. Che figata! Possiamo aumentare la velocità, ovviamente. E qua ci siamo persi, ovviamente, il pirla che killava. Perché è un pirla. Ah, eccolo qua. Track. Qua vado ad aprire la porta. Facciamo un drone libero. Drone libero, no, aspetta, devi girarti, drone, c'è uno qua, guardalo che mi sta aspettando, guardalo qua, prot, attenzione, possiamo fare a 0,50, a 0,30, ingresso, paraparapara, lui spara fuori, e gli esplode la testa, ragazzi, è meraviglioso, youtubers che state guardando questo video, quante robe si possono fare da adesso, ragazzi, incredibile. Possiamo farlo ancora più lento, possiamo farlo anche velocissimo, raga, se volete, guarda, a quel tanto se la ballava, la, così di prepotenza che se la balla. Che figata! Possiamo anche aumentare la velocità, ragazzi, a 4, addirittura a 4. Allora, seguiamo in terza persona, guarda. Tutto velocissimo. Guardalo. Ragazzi, è veramente una figata. È una figata, raga. Lui può fare tutto, qua si sceglie la roba, corre come un missile ed è veramente uno strumento di editing anche per i vostri video, se voleste in qualche modo andare a registrare, veramente meraviglioso, la possibilità di vedere
tutti i giocatori. Questa invece è la classica da gameplay che non si può muovere. I droni sono troppo belli, raga. I droni sono meravigliosi. Guardalo, guardalo, ma guardalo! Ma guarda che inquadratura! Che meraviglia! Che meraviglia, raga, si può fare di tutto. Poi te fai una roba del genere, Udo completamente nascosto, track, e ti fai lo screenshot. Spettacolo! Beh, ragazzi, questa era un'infarinatura generale di quello che è il nuovo, la nuova modalità replay. Veramente, veramente fighissima. Vi consiglio di studiarvela e di divertirvi a costruire i vostri video. Vi ricordo sempre di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in live. Ciao!